Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessio, oggi sono qua per dirvi che la Roma ha perso 2-1 contro il Milan e ho segnato 4 vetroni almeno solo per la 94. Incredibile. Patrick Cutrone ha fatto il gol della vittoria. Allora io ho detto vabbè dai, vince la Roma 3.000, vince la Roma, tanto Edin Zeko a Konerov a coso là, come si chiama, che poi raga che maglia gialla, maglia gialla, ma vabbè. Comunque raga, è finita Roma 2, Milan 1, cioè no scusate, Milan 2, Roma 1, e ha segnato Patrick Cutrone al minuto numero 94, avete capito bene, Patrick Cutrone al 94esimo, l'assist di Gonzalo Higuain, che ho già segnato ma non ha segnato perché era in fuorigioco, ma comunque l'arbitro Marco Guida ha fatto il VAR e ha detto che non è gol. Comunque raga, Milan 2, Roma 1. E quindi questa come si dice? Questo partito è stato molto bello, diciamo. E dominata dal Milan. Milan ha fatto una bella partita, però la Roma nel primo tempo ha giocato più bene, diciamo. Ha giocato più bene perché ha giocato più bene, perché il Milan ha giocato meglio e la Roma non ha più giocato, ecco, ha mollato il gioco, poi il gol ha mollato di Ozida che c'era in mano. Comunque è finita Milan 2, Roma 1, ha segnato che sì del Milan, poi Fazio della Roma e poi Cutrone. Ok, io vi saluto, ci vediamo domani dopo Bologna-Inter, forza Bologna, allo stadio Dall'Ara, forza Bologna e forza Parma, quelle partite tipo sia Bologna che Parma, quindi c'è sia Bologna alle 18, c'è sia Bologna-Inter che... alle 18 c'è Parma Juve e Bologna Inter, alle 20:30 c'è Parma Juve. Ok, devo andare, che non so perché, ma lì c'è delle urla, vorrei che entrano. Il Milan batte a Roma 90, sì, è vero, 95esimo. Ok, io ci vediamo domani dopo Bologna Inter e Parma Juve, ci vediamo domani.